Buonasera a tutti, vi presentiamo un'opera multimediale che rappresenta e presenta il libro che è quello lì, Il Grande Inganno. Abbiamo cercato di fare un qualcosa di un pochettino diverso per presentarla, non la solita lettura, ma qualcosa di più articolato, qualcosa di più profondo. Ok? Cresciuto tra i pascoli, cavalli, boschi. Ora sono relegato in questo posto assurdo al confine dell'impero. Un colore giallastro mi acceca. Odio questo luogo. Sabbia, sole, sudore. E continui tumulti, continui attacchi del sinedrio, dicono di me cose ignobili. Pilato è un sanguinario, corrotto. I suoi metodi repressivi cadono spesso nella giustizia sommaria. Sai, per pensare a quest'uomo ognuno spesso ragiona per le cose che gli hanno detto, per le cose che gli hanno raccontato. Ma c'è un tempo nel quale c'è qualcosa di più di tutto ciò che sappiamo, di tutto ciò che crediamo. C'è di più di... Cioè, diciamo, il mistero è vero. Credo che non sia come ce l'abbiano raccontato. Quindi, nel fare questo lavoro un po' cerchi di capire cosa ci sia al di là di quello che credo. Ma San Paolo una volta disse una cosa meravigliosa. San Paolo forse per molti è il dottore della Chiesa, per molti è l'ispiratore di una forza spirituale importante. Per me ha detto una cosa importante. Forse il più grande gnostico della storia, forse quello che conosceva più di tutti. Però ha detto una cosa importante, è quello che ho cercato di fare da tanti anni. San Paolo una volta disse: date giustificazione alla vostra fede. Sta a significare: non date retta a me, a quello che io vi dico. Cercate, approfondite, scavate, cercate di capire perché sì, perché è vero.